Buongiorno e benvenuti al diario di Papa Francesco, terza giornata del Papa in terra slovacca. Questa mattina il Papa ha lasciato Bratislava per un volo di oltre 300 chilometri direzione Cosice. Da qui, dove è arrivato circa mezz'ora fa, Francesco sta viaggiando in automobile verso la città di Prešov, dove tra circa un'ora presiederà la Divina Liturgia nella giornata dell'esaltazione della croce, presiderà la Divina Liturgia. Cui... Ricordiamo anche un'altra cosa, uno dei più cari amici del Pontefice, anche un suo collaboratore, l'ex segretario della Congregazione per le Chiese Orientali, Cyril Basil, è originario di questa zona e c'è qualcuno che sussurra che il Papa abbia deciso di fare questa puntata a Košice e Prešov proprio per l'amicizia che lo lega a Basil e soprattutto per i racconti che erano stati fatti dal suo collaboratore, che in qualche modo hanno creato curiosità e anche desiderio di visitare l'area. Grazie Cristiana, torneremo da te più tardi quando arriverà Papa Francesco. Alessandro, Cristiana, sì, volevo solo aggiungere che abbiamo già delle... Dici Cristiana. Volevo solo aggiungere che abbiamo già un primo dato dagli organizzatori, che le presenze sarebbero circa 40.000. Quest'area ne può contenere 53.000.